Carter parla di noi narcos e dico effettivamente cose vere, perché sia la gente per strada, sia voi su in diretta, sia amici, amici degli amici, mi hanno più volte fatto notare, ma facendo pure una mezza battuta, mi hanno semplicemente detto una cosa evidente, mi hanno detto: oh, ma il noise mo sta andando forte, siete sempre stati amici, ma per, non te potrebbe tipo fare uno squillo, tipo non lo so, poi la gente dice di tutto, ospitare a Milano, fate un disco insieme, oppure che ne so, ti organizza dei concerti, ti fa suonare con lui, tutte varie cose, ok? E io, visto che è da tanto tempo che insistono su sto tema, ho risposto dicendo: ragazzi, io non posso pretendere niente, che è la stessa cosa che sta su YouTube, e la ripeto, la ribadisco, non è che la rinnego, dico: ragazzi, io non posso pretendere niente, se non viene da lui questa idea, non è che io mi invito da solo, ma non ci rimango neanche male, perché comunque, cioè, gli voglio bene uguale, è un mio amico, ogni volta in diretta ribadisco che è un mio amico, big props al Noize. Hanno fatto pure, hanno tagliato pure un discorso dicendo, mentre parlavo di lui, hanno messo un discorso che io parlavo di un'altra cosa e dicevo: certa gente si è venduta, però l'hanno messo in mezzo al discorso del Noize. Io però ho pure aggiunto col del Noize nella diretta precedente che lui ha fatto un discorso, un percorso maturo e coerente, ok? Non ho mai detto che il Noize si è venduto. Enemy è un bel disco, è un disco maturo per l'età che c'ha, cioè c'ha quasi l'età mia, c'ha un anno meno di me il Noize, cioè pure fa un disco come Non Dormire, cioè a me piace, però la gente si evolve, ha fatto un bel disco Enemy, non mi pare per niente venduto, non mi pare che parla di rose e fiori, mi pare un disco coerente e maturo per la sua età e per il suo percorso. Questo non è stato messo su YouTube, ok? Ho sempre ripetuto che Noize è un mio amico, ho sempre detto big props per il Noize, ho sempre detto che Noize è quello del crew a cui sono più legato. Chi è che può negare ste cose? Ho sempre detto ste cose.